Da continua a risucchiare a più non posso il già vacillante tessuto socio-economico calabrese, ma intanto c'è un'antimafia che continua imperterrita la sua lotta al malaffare e ai patrimoni e disponibilità finanziari illecitamente accumulati dalle consorterie criminali di stampo mafioso. Obiettivo: ripristinare adeguati livelli di legalità, trasparenza e sicurezza pubblica. Per ultima, l'esecuzione di una confisca da parte della Guardia di Finanza di un ingente patrimonio costituito da compendi societari, beni mobili e immobili, nonché rapporti finanziari per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro. Destinatario del provvedimento Carmelo Sposato, classe 74, imprenditore edile indiziato di intranità alla cosca di 'Ndrangheta, Sposato Tallarida, operante nel circondario di Taurianova. Una figura questa già nota nell'ambito dell'operazione Terramara Clausid, condotta dalla squadra mobile della Questura di Reggio Calabria, dal reparto operativo dell'Arma dei Carabinieri e dal nucleo di polizia finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio. Operazione questa conclusasi nel dicembre 2017 con l'esecuzione di alcuni provvedimenti restrittivi personali nei confronti di 47 soggetti, tra cui lo stesso Sposato, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni ed estorsione, tutti aggravati dal metodo mafioso. Poiché ritenuti intranei a Lendrine Avignone, Zagari, Fazzalari, Viola, a cui apparterrebbe il già citato gruppo mafioso Sposato Tallarida, ma anche provvedimenti di tipo cautelare su un patrimonio per un valore complessivo di 25 milioni di euro. Già in quel contesto si era riusciti ad accertare e a verificare la sproporzione in essere tra il profilo reddituale e quello patrimoniale del nucleo familiare a cui apparteneva lo stesso sposato.